in cui i bambini venivano costretti a partire con una valigia riempita in fretta per una destinazione che non conoscevano e non facevano ritorno a casa mai più. Il luogo che conservava la memoria di quei bambini e delle loro piccole valigie si chiama Auschwitz e si può visitare. I nazisti costruirono il campo di sterminio di Auschwitz nella piccola cittadina, nella città di Polonia. Era il 22 maggio 1940. Il campo fu realizzato per uno scopo, eliminare gli ebrei. Oggi il campo di sterminio è diventato un museo. Nella stanza numero 4, blocco 5, Auschwitz, c'è un lungo vetro che separa il visitatore da migliaia di valigie e borsette ammassate una sull'altra, con sopra scritto nome, cognome e indirizzo. Anche noi simbolicamente abbiamo scelto di riempire una valigia che abbiamo chiamata la valigia della speranza e dell'amore. Dentro non abbiamo messo oggetti, ma parole di luce e speranza. Per non dimenticare, un giorno fummo presi da uomini di ghiaccio e portati lontani dal sole. Non un frammento di luce, lasciarono nei nostri cuori in silenzio. Camminavano i nostri sogni e così che diventammo i numeri delle ombre, mucchi di teatro. Poi, leggeri, leggeri, uscimmo. Fortuna. Tolleranza. Pace. Aiuto. Comprensione. Felicità. Vita. Fraternità. Speranza. Forza. Serenità. Coraggio. Serenità. Fortuna. Solidarietà. Coraggio. Accoglienza. Impegno.